La casa editrice nasce nel 1998, si chiama O/O, che vuol dire Occidente/Oriente, cioè un progetto editoriale e culturale che vuol mettere in vicinanza questi due mondi culturali. Quindi abbiamo una produzione di narrativa e saggistica dell'Occidente, soprattutto Europa, e narrativa e saggistica dei paesi dell'Asia orientale, a partire dalla Cina, Giappone, Corea, Vietnam, Cambogia, Birmania, India, Bhutan e via dicendo. E invece l'altra domanda è: la situazione di crisi economica e culturale del 2015, sì, essere editori e perciò diciamo, fare libri. Dunque, scinderei due discorsi, perché sicuramente la crisi economica ha inciso, ma nel mondo editoriale meno di quello che potrebbe sembrare, tant'è che voglio dire tutti noi editori abbiamo ridotto il numero di novità all'anno, ma la grossa crisi è quello che io chiamo il declino culturale dell'Italia, cioè l'Italia è diventato il terzultimo paese per numero di lettori attivi. I dati ufficiali dicono un 43% di lettori attivi in Italia rispetto a un più 70% della Francia e un 80% della Germania. Quindi c'è un problema strutturale di declino culturale del paese. Grazie.